Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, la trasmissione che parla di grandi storie e grandi bibite analcoliche, perché la birra non la posso bere. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Vi ricordo che se vi piacciono le mie recensioni di sintonizzarvi su questo canale e di spedirmi i vostri suggerimenti alla casella postale Perry 85. Oggi ragazzi parliamo di un film che secondo me è destinato a entrare nella storia del cinema. Il film si intitola Ritorno al futuro. È diretto da Robert Zemeckis, prodotto da Steven Spielberg e con protagonista Michael J. Fox, che interpreta il ruolo di Marty McFly. Che è la cosa che mi è piaciuta di più di questo film. Un ragazzo così energico, brillante, ed è stato talmente facile immedesimarsi in lui che ha reso così plausibile una commedia sui viaggi nel tempo. Grande Giove, ci sono delle interferenze spazio-temporali in questo episodio. Comunque, bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre, perché io le birre le posso bere. Oggi parliamo di un documentario uscito il 12 maggio scorso su Apple TV. Il documentario si intitola Still, è diretto da Davis Guggenheim, che è uno che il documentario come format negli ultimi 15 anni lo ha letteralmente reinventato, ed è un sincero ed emozionante ritratto dell'attore Michael J. Fox. Still in inglese vuol dire fermo, e Michael J. Fox nella sua vita non è mai riuscito a stare fermo, neanche volendo. Nato nel 1962 a Edmonton in Canada, da piccolo era una vera e propria tempesta, e infatti doveva spesso sfuggire alle ire dei suoi genitori, che lo volevano meritatamente sculacciare per i danni che faceva in casa. A scuola, perché era sempre il più piccolo e il più minuto, era costantemente preso di mira dai bulli, ed è lì che ha inventato il suo motto, Funny or Flight, cioè falli ridere o scappa prima che ti mettano le mani addosso. Appena adolescente trova sfogo alla sua iperattività in un corso di recitazione e lì scatta il colpo di fulmine. Michael decide di voler fare l'attore e mostra subito una discreta intraprendenza e caparbietà. Qualche spot pubblicitario e il ruolo di coprotagonista in una sitcom canadese intitolata Leo and Me, andata in onda tra il 78 e l'81. Ma il ragazzo è ambizioso, vuole trasferirsi in California, a Los Angeles, dove si gioca il campionato vero. Parla con suo padre, gli confessa questa sua ambizione, convinto di trovarsi davanti un muro di preoccupazioni e di nieghi. Invece il padre, stupendolo, gli dice: guarda, fai i bagagli, prendi i tuoi curriculum, perché a Los Angeles ti ci porto io. Michael arriva in macchina a Los Angeles, letteralmente accompagnato dal padre, e lascia le sue foto e i suoi curriculum a tutti gli studios e alle agenzie artistiche di Los Angeles. Trova anche un piccolo appartamento in affitto, appartamento che ha un solo lavandino in bagno, che si riempie presto di stoviglie sporche, tant'è che Michael inizierà a mangiare solo ed esclusivamente hamburger del McDonald's. La vita a Hollywood è molto dura per un aspirante attore, e Michael J. Fox ha un problema, il suo problema è il suo aspetto fisico, perché nonostante abbia superato i 20 anni ne dimostra sempre 14-15, e le varie agenzie lo chiamano solo per piccoli ruoli da ragazzino. Con quell'aspetto fisico trovare un ruolo da protagonista è veramente difficile. I want this job, I can do it. Whatever the exception is, I can fix it, I can be older, I can be taller. I can be anything. Michael nel documentario racconta questo aneddoto molto divertente del suo provino per Ordinary People, il film di Robert Redford, provino durante il quale proprio il signor Redford ha passato tutto il tempo a pulirsi i denti con uno stuzzicadenti per poi dire la classica frase: le faremo sapere. I soldi stanno per finire e Michael, pur di comprarsi da mangiare e pagare l'affitto, vende tutti i mobili che ha in casa, salvando solo la televisione e una vecchia poltrona. Ma il destino curva all'improvviso. Michael, infatti, viene chiamato a fare il provino per una nuova sitcom in produzione. La sitcom si intitola Family Ties, in Italia Casa Keaton, e Michael quell'audizione la spacca in due. Nel documentario Michael J. Fox racconta che lui ha affrontato quell'audizione con in testa solo i bulli che lo bullizzavano a scuola. Il suo Funny or Flight in quel contesto
era diventata l'ultima occasione per diventare attore a Los Angeles. Lì si è detto: o li faccio ridere o scappo da questa città. E riesce a farli ridere. E non è un caso che Michael arrivi al successo grazie ad una sitcom, perché le sitcom ai tempi e finché sono state prodotte venivano realizzate in studio con il pubblico presente, cioè quelle risate che noi abbiamo sentito quando guardavamo Friends o i Robinson o, per chi è della mia generazione, Casa Keaton, erano risate vere. E Michael ha questa freschezza, questa elettricità, ha questo grande talento di piacere immediatamente alle persone. Tra una stagione e l'altra di Casa Keaton, Michael gira anche un piccolo film, Voglia di vincere, in cui interpreta un giovane licantropo al college, ma su questo film ci torniamo dopo. Siamo nel 1984, Michael è all'apice del suo successo televisivo e il produttore di Casa Keaton lo chiama nel suo ufficio e gli dice che Steven vorrebbe proprio Michael come protagonista in un film che sta producendo. Ovviamente quello Steven è Steven Spielberg e il film che sta producendo è Ritorno al futuro di Robert Zemeckis. La sceneggiatura di Ritorno al futuro girava a Hollywood da scrivania a scrivania già da anni ed era una storia molto difficile da realizzare perché tra tutte le cose divertenti e fantascientifiche della storia i produttori di un'allora bigottissima Hollywood leggevano solo un ragazzo torna indietro nel tempo e sua madre si innamora di lui, quindi il film sembrava maledetto. Film maledetto che poi, cioè, a ripensarci oggi, ragazzi, stiamo parlando del franchising che forse ha creato i franchising nella storia del cinema. Ma torniamo nel 1984. Spielberg e Zemeckis conquistano una posizione di potere a Hollywood, perché Spielberg viene dai mega successi dello Squalo e Indiana Jones e Zemeckis ha appena fatto All'inseguimento della pietra verde, che è stata l'hit di quell'estate. Quindi finalmente Ritorno al futuro si fa, si gira e le riprese iniziano con un altro attore come protagonista, che è Eric Stoltz, ma dopo 2 settimane di riprese Eric viene considerato troppo serio, troppo drammatico per un film che è comunque una commedia. Spielberg e Zemeckis hanno una sola faccia in testa ed è la faccia di Michael J. Fox. Il problema è che il ragazzo è impegnatissimo con la sitcom Casa Keaton, perché le sitcom venivano girate tutti i giorni. Era veramente un daily job, era come andare in ufficio. Ma Michael non vuole assolutamente perdere quella possibilità e fa una proposta al produttore di Casa Keaton. Gli dice: guarda, io ti prometto che non salterò un giorno di lavoro. Di giorno girerò la sitcom, di notte girerò Ritorno al futuro. I due si stringono la mano, l'accordo è fatto e iniziano i 3 mesi e mezzo più folli della vita di Michael J. Fox. Per 3 mesi e mezzo Michael J. Fox non fa altro che recitare. Di giorno è Alex Keaton, di notte è Marty McFly. Michael J. Fox non esiste più e soprattutto non dorme più. Ritorno al futuro esce al cinema l'estate del 1985 e in un weekend non solo diventa il più grande successo di quell'estate, ma, ditemi se mi sbaglio, diventa forse il film più famoso della storia del cinema. In un weekend Michael J. Fox diventa l'attore più famoso al mondo. Here is Michael J. Fox. What is the secret of your success? And the winner is Michael J. Fox. I don't believe this. This is great. I feel 4 feet tall. I produttori di Voglia di vincere, il film che abbiamo citato prima dove Michael interpreta il licantropo, fanno uscire il film dopo Ritorno al futuro e anche questo film diventa un mega successo. Michael diventa sinonimo di successo e infatti vengono messi in cantiere altri 2 film di Ritorno al futuro che verranno girati contemporaneamente. Ma poco prima di iniziare a girare i sequel del film di Zemeckis, una mattina Michael si sveglia e il mignolo della sua mano sinistra trema senza nessuna possibilità di fermarlo. Michael va a farsi visitare e la diagnosi non lascia scampo: Parkinson degenerativo. La prima reazione di Michael è: ragazzi, io sono Michael J. Fox e a quelli come me queste cose non possono succedere. Quindi Michael va in negazione totale, fa finta di niente, non dice a nessuno di questa diagnosi, né alle persone con cui lavora, né alle persone che gli vogliono bene, come sua moglie o la sua famiglia. Inizia a vivere una menzogna totale e di nuovo non fa altro che recitare. Michael J. Fox diventa un concetto, non è più una persona. Già durante le riprese di Ritorno al futuro 3 Michael ha problemi a correre, lo si vede in delle scene in cui viene inseguito, in cui lui
ha molta difficoltà a correre e sul set lui mente dicendo di aver preso una storta, ma in realtà sono i primi sintomi del Parkinson. Tra l'altro, il primo sintomo della sua forma di Parkinson è la perdita totale delle espressioni facciali. Capite bene che per un attore brillante come Michael J. Fox questa è una sentenza. E infatti Michael, pur di non ammettere, pur di non dire al mondo di essere malato, inizia a rifiutare ruoli brillanti e comici e accetta solo ruoli drammatici che secondo lui hanno meno bisogno di espressioni facciali. La sua carriera inizia ad affondare e lui si ritira dalle scene, ma ancora senza dire a nessuno della sua malattia. Nel documentario sono montate tutte le scene dei suoi film in cui lui cerca in tutti i modi di non far vedere il tremolio della sua mano sinistra, e a rivederle adesso, sapendo quello che ha provato, quello che ha passato, è veramente toccante. Nel 1996 Michael ritrova il successo in televisione grazie a un telefilm, Spin City, che era una commedia che raccontava in vena comica la vita di chi lavorava nel City Hall di New York, nel comune di New York, e Michael interpreta il ruolo del vice sindaco. Proprio questo nuovo successo e quindi questa nuova esposizione mediatica lo convince finalmente a dire al mondo di essere malato. Nel 1998 indice una conferenza stampa e dice: ragazzi, io ho il Parkinson e da oggi in poi non mi nasconderò più. E paradossalmente il sipario sulla sua vita e sulla sua carriera non si chiude, tutt'altro, si apre ancora di più. E lui ha l'umiltà di portare la malattia sul set di Spin City. Infatti il suo personaggio per le due stagioni successive, quindi fino al 2000, si ammala, quindi noi lo vediamo iniziare a tremare e non nascondere più la sua malattia, fino a uscire definitivamente dalla serie. E una delle cose più belle del documentario Still è proprio l'energia positiva di Michael J. Fox. Noi lo vediamo letteralmente cascare faccia a terra, rompersi uno zigomo, rompersi decine di ossa perché ha grandi difficoltà a stare in piedi, ma il suo spirito non lo spezza nessuno. Mai patetico, il documentario di Guggenheim è geniale nella sua messa in scena, perché oltre a girare delle scene ad hoc per raccontare la storia di Michael, girate in maniera eccelsa tra l'altro, addirittura rimettono in piedi il set di Ritorno al Futuro dove si vede la DeLorean per la prima volta, a queste scene montate apposta per il documentario vengono montate delle scene di film o di recite scolastiche o degli spot di quando Michael era bambino, che cronologicamente e drammaturgicamente trasformano la vita di Michael in un vero e proprio film. Per noi Michael J. Fox è sempre il ragazzino di Ritorno al Futuro, con il suo giubbottino rosso, lo skate e la chitarra per fare l'assolo di Johnny B. Goode. Ma oggi Michael J. Fox è un uomo sì malato, ma con grandissima dignità. Nel 2000, all'inizio con Muhammad Ali, adesso da solo perché Dalì ci ha lasciati, ha creato un'associazione di raccolta fondi per il sostegno e la ricerca dedicata ai malati di Parkinson, che oggi è la fondazione che raccoglie più soldi in tutti gli Stati Uniti. Ha trovato finalmente il suo ruolo nella vita, non recita più, è un padre, è un marito, è un simbolo che ci insegna che non dobbiamo abbatterci mai, anche se abbiamo una malattia che ci definisce al 100%. Michael J. Fox sta letteralmente viaggiando nel tempo e questo documentario è una bellissima finestra sulla sua vita che vi consiglio di vedere. Quindi vi ricordo Still, la storia di Michael J. Fox su Apple TV, e adesso ci abbiniamo una birra che anch'essa ci farà fare un viaggio nel tempo. La birra che ho deciso di abbinare a Still è una birra per noi amanti del prodotto storica. È una birra americana, è forse la birra americana per eccellenza, ed è la Pale Ale del birrificio Sierra Nevada. Questa birra viene prodotta dal 1979 in California ed è la Pale Ale che ha insegnato a bere a forse 5 o 6 generazioni di amanti della buona birra artigianale. La Pale Ale di Sierra Nevada è l'America in un bicchiere. E quindi mi sono immaginato questo giovane Michael J. Fox che, uscito a festeggiare il successo del mitico film Ritorno al Futuro, si prende una bella sbronza con questa birra. Nel 1985, ovviamente. Questo film, secondo me, non è un film sui viaggi nel tempo, ma è un film su che cosa è in grado di fare
il tempo. E la cosa che mi ha fatto più innamorare di Ritorno al Futuro, ed è anche il motivo, secondo me, che legherà di più le generazioni diverse tra di loro, oltre al lato comico, è che ci fa accettare la realtà con una commedia di fantascienza. Perché Ritorno al Futuro ci insegna che il tempo è l'unica cosa che non si può comprare con il denaro e non può essere sostituito in nessun modo con qualsiasi cosa. Il tempo va in una sola direzione e non lo avremo mai indietro. Non si può mai sapere cosa il futuro ci porterà. Quindi Still su Apple TV, la storia di Michael J. Fox, documentario consigliatissimo, abbinato alla Pale Ale di Sierra Nevada. Dalla versione di Barley è tutto, buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima. Dai, sbrighiamoci che ci sarà un po' di traffico sulle strade. Strade? Dove stiamo andando non abbiamo bisogno.